Però dovete permettermi di dire che rispetto a una tematica come la sicurezza c'è sempre un gap tra la realtà e quello che la politica in maniera strumentale vuole far apparire. Io non ho potuto evitare nel corso del comitato di mostrare, come lo mostro a voi, questo piccolo grafico. Questo piccolo grafico cosa mostra? E mostra il numero di omicidi volontari dal 96 ad oggi. Ora, vedete qual è stato il declino? Sono gli omicidi volontari dal 96 ad oggi. E fatemi dire questa cosa, molto spesso, e qui posso permettermi, faccio politica e quindi fare affermazione politica, la destra enfatizza questi fenomeni solo per qualche obiettivo elettorale, ma qui governavano loro, e quindi questa è realtà, sono gli omicidi volontari, per cui stiamo un po' attenti e non cadiamo anche in alcune trappole, perché sennò vale tutto, invece non vale tutto. La sicurezza e le città sono cose serie che vanno gestite con serietà, prendendosi le proprie responsabilità. Io intorno al tavolo ho sentito soprattutto presa di responsabilità e nessuno ha detto non ci sono problemi, è colpa di un altro. Rimane il fatto che però bisogna stare anche un attimo attenti, siccome è un tema di tutta la città e di tutti i cittadini. Ecco, quando si dice che la politica se si divide fa male, questo è un esempio, quindi io credo che dovremmo continuare a lavorarci, però ripeto, esco estremamente rinfrancato da questo comitato. Io l'unica cosa che so, che è quello che mi dice il signor prefetto, è che l'indice di delittuosità del 2021 è il più basso degli ultimi 20 anni. Io cosa vuole? Io le oppongo con questi tipi di fatti, dopodiché se andiamo sugli aggettivi eccetera eccetera, ognuno può dire la sua. Adesso, tenendo conto del fatto che sono 2 anni che tutti soffriamo per questa pandemia, non è che c'è da essere allegri, sia chiaro. Però secondo me è anche profondamente sbagliato continuare a enfatizzare una situazione che non è fuori controllo. Non è fuori controllo. D'altro canto, anche settimana scorsa, manifestino di Forza Nuova, Milano la Gotham City, la mia foto, è chiaro che politicamente fa tanto comodo. Non ho dimenticato di dire che nell'esporre la mia foto c'era anche un vice ministro, tanto per dare la misura di come si fa opposizione politica. Quindi fa anche comodo politicamente, questa è la mia realtà. D'accordo con le dichiarazioni di Sala, la destra sta strumentalizzando la microcriminalità. Guardi, in questo momento sto andando su perché sto aspettando il presidente Fontana, che dovrebbe già essere arrivato. Solo questa risposta. Il sindaco Sala ha detto che la destra sta strumentalizzando la microcriminalità.